A Cascina, esattamente a Villa Isnard, vi è una abitazione privata. Qui si narra che alcuni passanti avrebbero sentito forti grida e urle provenienti dalla villa, mentre il proprietario c'era. Infatti, dopo una attenta verifica, venne confermato che all'interno non vi era nessuno. Si parla poi anche di un grande castagno che sorgeva nelle vicinanze della villa. E questo albero era la casa in realtà di uno spettro della vecchia famiglia Bianchi, che di notte spaventava i passanti. Ci sono stati anche casi di poltergeist, dove i vicini hanno udito lo spostamento violento dei mobili per poi controllare e vedere che in realtà tutto era in ordine.